Ecco, buonasera a tutti e tutte i partecipanti a questo incontro che è il terzo seminario del ciclo dedicato ai diritti, che ha il titolo generale Rischio globale, emergenza, globalizzazione, disuguaglianze. Nei due seminari precedenti abbiamo affrontato i temi delle diseguaglianze e della governamentalità. Questa sera l'attenzione si focalizza sull'Europa. Il titolo infatti del seminario di oggi è Europa, globalizzazione, geopolitica, realtà europea che verrà analizzata nella sua realtà interna e nella sua proiezione esterna. Ad affrontare questo tema ci saranno due ottimi relatori, il professor Sergio Fabbrini, che è professore ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche presso la LUISS Guido Carli. È stato professore presso la Harvard University, Kennedy School of Government, nell'anno accademico 2019-2020, editorialista del Sole 24 Ore. E il professor Francesco Strazzari, che è professore ordinario in International Relations della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa e anche professore presso la Johns Hopkins University di Bologna e presso il Norwegian Institute of International Affairs di Oslo. E questi due ottimi relatori ci permetteranno di affrontare la complessità della situazione europea. A me spetta il compito di alcune brevi considerazioni introduttive. Come sappiamo, il quadro internazionale è diventato estremamente complesso a causa della crisi che ha prodotto appunto questa pandemia a livello globale. Il prodotto mondiale si sta riducendo, ha osservato Christine Lagarde, del 4,4% quest'anno e nell'Eurozona la caduta del PIL si stima intorno all'8% per il 2020. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale ha evocato un momento Bretton Woods, cioè parente un momento fondativo come fu appunto nel 1944 quando si pensò ad un modello di sviluppo. Quindi è il momento di ripensare, per dire appunto della gravità della situazione, il momento di ripensare il modello di sviluppo e delle relazioni finanziarie. L'Europa, come sappiamo, è stata investita in pieno da questa crisi della pandemia a livello globale e i paesi sono stati colpiti, tutti i paesi europei, in maniera simmetrica, ma con degli effetti profondamente asimmetrici che dipendono ovviamente dai diversi sistemi economici, dai diversi sistemi sanitari. E da parte dell'Europa sono state prese però delle misure assolutamente innovative. Il patto di stabilità e crescita è stato sospeso, è stato attivato un programma comunitario di prestiti per contrastare la disoccupazione e soprattutto però, come sappiamo, la Commissione europea, per iniziativa principalmente della Francia e della Germania, ha enunciato e elaborato questo progetto speciale per la ricostruzione che ha questo nome che lo proietta appunto nel futuro. Next Generation European Union, collocato all'interno del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e costituito sia di prestiti che di sussidi, finanziato dal debito europeo. Quindi certamente una realtà assolutamente inedita, data la gravità della crisi per l'Unione Europea. Ma le procedure attraverso le quali vengono tuttora prese delle decisioni all'interno dell'Unione sono sostanzialmente dei processi negoziali intergovernativi. Non si profila, come invece potrebbe accadere, la possibilità di dar vita a delle politiche di tipo sovrastatale. Ma il problema non riguarda soltanto le modalità decisionali dell'Unione Europea. Molto più gravemente, molto più a fondo, il problema riguarda anche i principi sui quali si fonda l'Unione Europea. Come sappiamo, dopo l'accordo del 5 novembre tra il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento europeo per vincolare le risorse di bilancio al rispetto dello Stato di diritto, Ungheria e Polonia si erano dette pronte ad opporsi. È notizia di queste ore, praticamente, che sembra profilarsi un compromesso, questo è il punto, un compromesso sulla base, si legge, in base a queste notizie che stanno arrivando, di una dichiarazione politica interpretativa che stabilisce che le regole dello Stato di diritto permangono assolutamente inalterate, ma che
saranno applicate rispettando l'identità nazionale degli Stati membri e delle loro strutture fondamentali politiche e costituzionali, che vuol dire di fatto si lascia la possibilità di non applicare questi principi all'interno di paesi come appunto questi due paesi del gruppo di Visegrad, principalmente la Polonia e la Ungheria. E naturalmente se paesi chiedessero appunto l'annullamento delle regole dello Stato di diritto, ci sarebbe la possibilità di un ricorso alla Corte di Giustizia. Al di là del possibile compromesso, però, rimane il problema che all'interno dell'Unione Europea ci sono dei paesi, come appunto quelli che ho appena menzionato, che di fatto non rispettano né i principi dello Stato di diritto, principalmente la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura, che sono le garanzie fondamentali per la tutela dei diritti, e le regole fondamentali ed essenziali della democrazia, cioè sostanzialmente la libertà di espressione e la libertà di stampa. Quindi ci sono delle criticità, al di là delle modalità procedurali, che sono effettivamente nodi tuttora da risolvere e sono delle forti criticità all'interno dell'Unione. Quindi la strategia per il futuro, in questa fase in cui certamente si tratta di rivedere la forma istituzionale dell'Unione Europea, ci pongono davanti ad un bivio, se continuare con queste modalità negoziali tipo intergovernativo o pensare a delle politiche sovrastatali. Il problema deriva anche dal fatto che l'Unione Europea è una struttura istituzionale estremamente complessa che è stata investita da una crisi di proporzioni straordinarie. Un ottimo giurista tedesco ha definito l'Unione Europea una sorta di federalismo sovranazionale, dove ci sono degli elementi di sovranazionalità, cioè praticamente il diritto comunitario che ha un primato, il ruolo delle istituzioni europee di carattere sovranazionale, come appunto la Commissione e la Corte di Giustizia. E poi l'elemento federale che aggiunge agli elementi della sovranazionalità una componente democratica, come ad esempio l'introduzione della cittadinanza europea. Quindi una realtà interna estremamente complessa e resa ancora più complessa da questa crisi che ha investito l'Unione. Ma oltre alla complessità interna, occorre anche riflettere brevemente, sarà anche questo un tema centrale del seminario di oggi, quindi dico poche considerazioni, su quello che riguarda lo stato della Unione Europea nel sistema delle relazioni internazionali e quindi praticamente nel quadro della globalizzazione. E qui emergono sicuramente altre criticità. In sostanza si tratta di capire effettivamente in base a queste analisi quale possa essere il futuro dell'Unione. Criticità, per esempio criticità per quanto riguarda la politica migratoria. Pensiamo a quella che è stata la grande crisi, ora non c'è più questa emergenza, ma quando ci fu la grande crisi del 2015-2016 apparve evidente la impossibilità di quelle che sono tuttora ovviamente le politiche nazionali in ambito migratorio, la possibilità di trovare delle soluzioni condivise, delle soluzioni collettive. L'esito infatti fu soltanto quello di un accordo con la Turchia nel marzo del 2016 che si risolse nel trattenere persone profughe, cioè praticamente rifugiati e richiedenti asilo, in campi in Turchia, campi evidentemente di contenimento, campi profughi dove non c'è nessuna garanzia per i diritti umani. L'esito fu quello sostanzialmente di rafforzare la Turchia, nel senso di attribuirle 6 miliardi di euro per questo compito e di consentire al tempo stesso la possibilità per i cittadini turchi di viaggiare in Europa senza alcun visto. Certamente questo dato mostra la contraddizione tra i principi dell'Unione e l'impossibilità di dar vita a delle politiche che siano coerenti con quei principi. E soprattutto ha rafforzato un paese, la Turchia, ai confini dell'Europa, un paese che ha evidentemente, come appunto appare evidente dalle cronache di questi ultimi giorni, delle mire imperiali tipo neo-ottomano. Qui si apre l'altro grande scenario. Nel disimpegno americano, nel Mediterraneo, noi troviamo l'affermarsi, l'estendersi delle aree di influenza della Turchia da una parte, e della Russia dall'altra. Mi riferisco soprattutto alla vicenda, come noto, della Nagorno-Karabakh, che si è conclusa con la sconfitta dell'Armenia e con appunto la estensione dell'influenza turca
che evidentemente ribadisce attraverso questo appoggio dell'Azerbaigian il suo disegno neo-ottomano. E la Russia, per parte sua, ha voluto semplicemente indebolire il primo ministro armeno, che si era reso colpevole, secondo la Russia, di essere arrivato al potere nel 2018 spodestando un protetto del Cremlino. Ma ci sono altri due nodi su cui vorrei brevemente soffermarmi. Uno, la situazione nel Mediterraneo orientale, dove sappiamo che appunto la Turchia ha inviato delle navi in quella che è la zona economica esclusiva greco-cipriota, che è stata disegnata secondo convenzioni che di fatto la Turchia però non ha mai sottoscritto. Mi riferisco a quello che in pratica è la Convenzione sul diritto del mare del 1982, che è stata firmata dalla Grecia ma non dalla Turchia, una convenzione che consentirebbe alla Grecia di estendere le proprie acque territoriali fino a 12 miglia nautiche. E qualora ciò avvenisse, la Turchia ha minacciato appunto di pensare alla possibilità di una guerra, perché evidentemente l'esito sarebbe quale? Sarebbe il fatto che il 71% dell'Egeo farebbe parte delle acque nazionali greche e le acque internazionali si ridurrebbero dal 48% a meno del 20%. Cosa c'è all'origine di questa contesa? Ci sono dei nodi che vengono al pettine, ma che risalgono addirittura alla fine della Prima Guerra Mondiale, ai grandi trattati di Sèvres del 1920 e di Lausanne del 1923. La Turchia, con questo ribadire praticamente un suo disegno imperiale attraverso quella che chiama col nome della dottrina della patria blu, cioè di un'estensione del controllo anche delle aree mediterranee per le risorse energetiche da controllare, evidentemente riprende questo disegno imperiale. L'ultimo punto che vorrei toccare brevemente, prima di dare la parola ai nostri relatori, riguarda la situazione nel Nord Africa, riguarda in modo particolare la situazione in Libia e quindi proprio ai confini, alle porte dell'Europa. Qui emergono alcuni dati molto importanti che riguardano sia l'ambito della geopolitica sia effettivamente l'immagine dell'Europa, perché quello che sta succedendo in Libia è il risultato fallimentare di quella che avrebbe potuto essere una grande stagione per i paesi arabi, quella che è iniziata nel dicembre del 2010 in Tunisia, la grande stagione delle primavere arabe, che avrebbe potuto dar vita a delle democrazie. Ciò è avvenuto soltanto in Tunisia e l'Europa di fatto non si rende ancora conto dell'importanza che avrebbe il sostegno da attribuire ad una importante nuova democrazia costituzionale in un paese arabo come la Turchia, come la Tunisia. E le altre invece esperienze sono state tutte fallimentari, dall'Egitto alla Siria alla Libia. Ecco il caso della Libia. Il caso della Libia è un caso significativo per quanto riguarda l'analisi della politica europea, perché nel periodo tra marzo e ottobre 2011, per decisione francese sostenuta dai britannici, protetta dagli americani, il regime di Gheddafi è stato rovesciato all'insegna di una dottrina elaborata nel 2000, la cosiddetta responsibility to protect, cioè responsabilità di proteggere la popolazione libica, ma di fatto con l'intento, neppure tanto segreto, anzi estremamente palese, di rovesciare un regime, ma senza pensare a ciò che sarebbe accaduto dopo il rovesciamento di quel regime. Da allora la Libia è stata disarticolata, frammentata dagli scontri tra milizie che si contendono le risorse del paese e quindi nel vuoto lasciato dal disimpegno americano, che non considera più prioritario evidentemente il contenimento della Russia nel Mediterraneo, si sono imposte, come noto, la Russia in Cirenaica e la Turchia in Tripolitania. Dell'assenza di una politica europea condivisa, anzi segnata da un conflitto tra ad esempio l'Italia e la Francia in Libia, è aperta anche a soluzioni che sono caratterizzate da un grande cinismo, cioè da un uso strumentale dei diritti umani. Ultimo esempio è quello dell'incontro avvenuto lo scorso 6 dicembre tra il presidente egiziano al-Sisi e il presidente francese Macron, il quale ha venduto armi all'Egitto dichiarando che questa vendita non sarà condizionata dal rispetto dei diritti umani. Che cosa viene meno in tutto ciò? Non soltanto, come dire, l'immagine, l'impossibilità, la difficoltà di dar vita a delle politiche europee condivise,
ma soprattutto viene meno l'immagine della cosiddetta Europa come potenza civile, cioè praticamente un'Europa che ha rivendicato sempre questa immagine di essere in qualche modo paladina dei diritti, portatrice della democrazia, e invece continuamente l'Europa sta smentendo questa immagine con la propria realpolitik. Dunque, come appare evidente, è una realtà europea estremamente complessa, sia nella sua configurazione esterna, sia nella sua realtà interna. Di questa complessità ora ci parleranno approfonditamente i nostri relatori, che ringrazio molto per aver accolto il nostro invito. Prego il professor Fabbrini, molte grazie. Grazie Gustavo e grazie al Gramsci di Bologna che mi ha invitato, è un grande piacere avere questa conversazione con l'amico Francesco. Io non so se riuscirò a dare una risposta ai problemi che tu hai sollevato, Gustavo. La cifra dei processi che io osservo è una cifra che parla di grande incertezza. E cercherò di articolare questa idea dell'incertezza, della indefinitezza di ciò che sta avvenendo su tre piani, su tre punti. Il primo riguarda il sistema internazionale. La pandemia è intervenuta in un processo di globalizzazione che era stato già messo in discussione. Per molti aspetti vi ha fornito un colpo abbastanza significativo, certamente non mortale, ma molto significativo. Si è ridotto grandemente quella visione di globalizzazione, di diffusione dei diritti, di diffusione delle possibilità, delle opzioni, e questo processo era già intervenuto alla metà del decennio scorso. Con la pandemia si sono accentuate le divisioni tra i paesi ed anche in qualche modo si è attivata una nuova gerarchia internazionale. C'è una battaglia in corso tra blocchi, tra paesi, su come definire la nuova gerarchia internazionale nel mondo post-pandemico. Ci sono in questo dibattito, in questa vicenda, in questo tipo di anche di contrasti, di conflitto, ci sono tre, grosso modo, tre grandi linee, io almeno vedo in azione. C'è una linea, una strategia che continua a essere la strategia neonazionalista, un ritorno nelle frontiere, in particolare per i grandi paesi, un nazionalismo che si alimenta anche di una visione ideologica, in molti casi internamente autoritaria. Ha avuto un colpo difficile questo da assorbire, il nazionalismo, con la sconfitta del presidente Trump, non del Partito Repubblicano e della sua visione nazionalista. Però tuttavia è lì in campo e ovviamente la Cina è il paese che più di altri difende questa idea nazionalista, anche se cerca di coniugarla con una esposizione internazionale molto più in sintonia con la tradizione multilateralista. Questo mi porta a una seconda strategia che è presente nel dibattito in particolare americano, cioè che in realtà stiamo andando verso un'epoca di grandi potenze. Quindi il problema è di prendere atto che siamo in un periodo storico dove quegli ideali che sono emersi nel secondo dopoguerra, che miravano a costruire un mondo normato intorno a dei principi di tipo liberale, quegli ideali non sono più congruenti con la realtà empirica, e la realtà invece empirica va nella direzione di dare vita a great power politics, alla politica delle grandi potenze. Quindi gli Stati Uniti devono prenderne atto di questo, e chi sostiene questa posizione in qualche modo cerca anche di recuperare all'interno del gruppo di Biden, della sua ancora non partita amministrazione, di recuperare una parte dell'eredità di Trump. E dall'altra parte in Europa c'è chi sostiene che non, di fronte a questa evoluzione verso le grandi potenze, la logica delle grandi potenze, anche l'Europa deve assumersi una caratteristica della grande potenza. Naturalmente la pressione più forte in questa direzione viene dalla Francia, e l'idea è che se noi non diventiamo anche noi una grande potenza, non riusciamo a stare in questo gioco, diventiamo invece di essere
dei commensali seduto al tavolo del ristorante diventiamo invece un item del menu a disposizione di quel ristorante. Ovviamente poi vi è una terza posizione che per molti aspetti mi sembra oggi predominante nel gruppo che ha portato Biden alla presidenza, soprattutto nel gruppo che si riconosce in Blinken e in quel network, è quello di riformare l'internazionalismo liberale, ma di sostenere, proteggere, rilanciare l'internazionalismo liberale. Di qui la decisione che Biden ha detto prenderà appena entrerà alla Casa Bianca di rientrare nel Trattato di Parigi, di valutare la possibilità di ridiscutere l'accordo con l'Iran, di rientrare all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di risolvere prima possibile quel problema di nominare i giudici del WTO per far funzionare il WTO. Insomma, c'è una spinta in questa direzione di ritornare nella prospettiva dell'internazionalismo liberale, ma con necessità di riformarlo, adeguarlo. Non sappiamo ancora come. To build back better, to go back better, questo better è più un riconoscimento di questo, del problema che esiste, ma ancora non è chiaro il tipo di risposta che verrà fornito. In questo contesto l'epidemia ha anche obbligato l'Europa a fare i conti con la sua debolezza e con le sue forze. La pandemia ha messo in discussione l'assetto istituzionale che l'Europa ha cercato di definire dopo le crisi del decennio scorso, in particolare le crisi dell'euro, oltre che la crisi migratoria che tu, Gustavo, accennavi. In qualche modo ci siamo resi conto che l'Europa non ha un potere d'emergenza, non sa cosa fare nelle situazioni di emergenza. Per molto tempo abbiamo pensato che la debolezza dell'Europa fosse la sua legittimazione, come dire, parlamentare. Oggi ci stiamo rendendo conto che la debolezza dell'Europa è principalmente la sua deficit governativo. Non è un deficit di rappresentanza, ma è soprattutto un deficit di decisione. Abbiamo perso, anche se questa volta per fortuna il processo è stato molto più veloce rispetto alla crisi dell'euro, abbiamo perso dei mesi a stabilire a chi spettava la risposta alla pandemia, con gli stati che richiedevano di avere la preminenza data la competenza che hanno nella politica sanitaria. Ben presto gli stati hanno capito che non erano in grado di dare una risposta alla pandemia per il suo carattere transnazionale. La palla è passata al Consiglio europeo dei capi di governo. I capi di governo rivendicano oltre e fuori dai trattati un ruolo di esecutivo collegiale dell'Unione europea che non è scritto nei trattati, che non è previsto dai trattati. Il Consiglio europeo per i trattati dovrebbe dare degli impulsi, definire le grandi strategie, ma non intervenire nelle decisioni quotidiane come sta facendo il Consiglio europeo. Basta vedere che oggi e domani aspettiamo la riunione del Consiglio europeo per capire come l'Unione europea farà i conti con Brexit, come farà i conti con il problema del Next Generation EU. Ormai il Consiglio europeo è diventato un vero e proprio esecutivo collegiale, ma un esecutivo collegiale non può facilmente funzionare, perché il Consiglio europeo si muove su una logica all'unanimità, anche se questo nei trattati non è definito. I trattati parlano di consenso. Come interpretare il consenso? Decisioni per consenso, cosa vuol dire decisione per consenso? Ovviamente è una questione aperta. Il Consiglio europeo ha interpretato quelle decisioni per consenso come decisione all'unanimità, ma decisione all'unanimità di fronte a delle crisi che hanno caratteri, implicazioni redistributive, che mettono in discussione aspetti come l'identità nazionale, difficilmente vengono realizzate per consenso. Quelle crisi dividono piuttosto che ricomporre. Se la risposta dell'Ungheria e della Polonia alla proposta di collegare la distribuzione dei fondi al loro buon utilizzo, in coerenza con i principi della
dello Stato di diritto celebrati dalla Carta, dal Trattato sull'Unione Europea, che è la nostra carta, diciamo, di riferimento. Se quella indicazione mette in discussione la sovranità della Polonia e dell'Ungheria, voi capite che quando abbiamo di fronte problemi di questo tipo, non una valutazione di policy, ma una questione identitaria, in una questione identitaria è difficile trovare mediazioni. Si possono trovare mediazioni su divergenze di policy, molto di meno su divergenze che hanno a che fare sull'identità. L'abbiamo scoperto con Brexit, adesso evidentemente lo stiamo di nuovo scoprendo con i paesi dell'est europeo. E ovviamente anche qui forse una piccola autocritica l'europeismo dovrebbe farlo per la sua tendenza a confondere il wishful thinking con la realtà. Come è stata fatta quella allargamento, come è stato fatto l'allargamento oppure la stessa annessione della Germania dell'Est nella Germania dell'Ovest o da parte della Germania. Ci sono stati dei passaggi storici che il wishful thinking ha pensato che poi sarebbero stati in qualche modo digeriti. In realtà la storia non è qualcosa che si può mettere sotto il tappeto. La storia è fatta, crea mentalità, modi di pensare, interessi, strutture amministrative, visioni politiche, partiti che riescono fuori regolarmente se non si affronta la loro portata. Ripeto, è un piccolo caveat, ma gli inglesi, pensare che gli inglesi sarebbero diventati europei overnight era stata una manifestazione di ingenuità europeista. E oggi pensare che questi paesi, diventando più benestanti, potessero diventare più simili agli altri paesi che hanno dato vita all'Unione Europea è un'altra manifestazione di ingenuità. Questa ingenuità, per esempio, ci ha portato a pensare che l'unico modo in cui noi potevamo fare, diciamo così, anche politica estera era quello di far entrare tutti nell'Unione Europea secondo un modello univoco, per cui addirittura ancora oggi ci sono settori della stessa Commissione Europea, dei ministeri nazionali che pensano che si potrebbe far entrare la Turchia in Europa, la quale Turchia poi avrà la sua rappresentanza nel Parlamento, nel Consiglio Europeo, nel Consiglio dei Ministri, nella stessa Commissione. Quindi questa idea che c'è una sola soluzione che va bene per tutti è un'idea di ingenuità per molti aspetti, ma forse anche in altri casi anche di irresponsabilità delle classi dirigenti europeiste che hanno portato avanti il processo di integrazione. Chiudo questa parentesi per dire che qui quando si gioca si mette in moto un problema così complesso come le divisioni identitarie, si scopre che l'Unione Europea non ha un potere esecutivo per affrontarle, rimane paralizzata. Quindi il Consiglio Europeo rinvia alla Commissione, la Commissione elabora il suo progetto, lo restituisce di nuovo al Consiglio Europeo, ma il Consiglio Europeo di nuovo sulla proposta della Commissione si rivede. Ha impiegato 5 giorni per arrivare ad una decisione. In tutto questo processo non sappiamo cosa pensano i cittadini, se io non sono d'accordo con la decisione presa, con chi me la prendo. L'idea che il Consiglio europeo può essere questa specie di doppio cappello, può essere un'organizzazione internazionale che dà vita al meccanismo europeo di stabilità, per cui lo si trasforma in una arena diplomatica, crea un organismo che si chiama European Stability Mechanism, lo colloca a Lussemburgo e poi nello stesso momento, lo stesso riunione, rimette il cappello e diventa il Consiglio europeo che prende decisioni invece di tipo comunitario. Ora, questa idea che l'Europa possa andare da una parte ad essere intergovernativa e dall'altra sulle questioni non rilevanti ad essere comunitaria, questa idea non è stata mai messa in discussione, perché la filosofia predominante in Europa è stata è quella funzionalista. Prima risolviamo i problemi risolvono e creano le istituzioni. Le istituzioni sono sempre una variabile dipendente della policy, non sono mai il contesto in cui quelle policy si possono sviluppare. La vittoria del funzionalismo ha significato anche indebolire la dimensione politica dell'Unione Europea. Ciò che manca all'Unione Europea è il senso della politica. Si va avanti con policy delivering, policy first, non c'è mai l'idea, ma policy dentro quale contesto, con quali condizioni, in quali relazioni con i vari membri dell'Unione Europea. Quindi quello che ha fatto la pandemia ci ha dimostrato la resilienza dell'Unione Europea,
che tutti noi riteniamo, io almeno ritengo una grande cosa, perché ha mostrato i sovranisti che se vogliono andare da soli da qualche parte finiscono abbastanza male, che l'Unione Europea riesce a resistere a crisi di questa portata, però ha mostrato anche la debolezza istituzionale e, se posso dire, cognitiva dell'Unione Europea. L'Unione Europea soffre di una malattia molto seria che si chiama l'assenza di politica. Il fatto che non c'è più una politica, non c'è più una testa, è un meccanismo che si è messo in moto, che pensa di andare avanti col pilota automatico, ma i piloti automatici durante le tempeste producono degli esiti, possono condurci in esiti abbastanza preoccupanti. Ora, in questo, a causa di questo, quello che emerge dalla pandemia e da come la pandemia ha colpito l'Unione Europea, secondo me è una doppia frattura che io ritenevo e ritengo che da tempo era presente, ma diciamo con la pandemia forse anche quelli che usano a mettere i prosciutti di fronte agli occhi forse anche questa volta se ne sono resi conto. C'è una doppia frattura all'interno dell'Unione Europea, c'è una frattura che è interna al processo di integrazione con i paesi frugali. I paesi frugali riconoscono la natura sovranazionale. I paesi frugali sono ovviamente Olanda, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia, riconoscono la natura sovranazionale del mercato, sono preoccupati di rafforzare però le istituzioni sovranazionali, in particolare la Commissione. Insisto a dire che Mark Rutte non ce l'ha con gli italiani che dicono che non vogliono pagare i loro debiti, ma ce l'ha soprattutto con la Commissione europea. Quindi però loro sono dentro una logica che in un'altra epoca storica si sarebbe potuta definire confederale. Poi però c'è una seconda frattura, che è una frattura invece molto più profonda, che non è secondo me governabile, ricomponibile all'interno del processo di integrazione, della frattura che è emersa prima con il Regno Unito e oggi con non solo la Polonia e l'Ungheria, ma c'è tutta una costellazione di stati, inclusa la Slovenia, che sarà presidente di turno dell'Unione Europea nella seconda metà dell'anno prossimo, di stati che non riconosce il processo di integrazione in quanto tale. Questi stati hanno in mente, da quello che io sono riuscito a ricostruire leggendo i loro interventi dei loro leader, eccetera, qualche cosa come l'organizzazione regionale che si è attivata nel Pacifico 2 settimane fa, in cui all'interno di un'area di libero scambio possono coesistere regimi politici diversi, può coesistere la Cina con il Giappone. Loro hanno in mente che dietro il concetto di sovranità nazionale noi condividiamo un mercato di libero scambio, non un mercato unico integrato, un mercato di libero scambio, mantenendo ognuno la propria specificità, diciamo così, politico-giuridica. Involontariamente, dal punto di vista degli studiosi, ma in modo, come dire, anche abbastanza articolato, la Corte Costituzionale tedesca gli ha dato anche una giustificazione. Parla di pluralismo costituzionale, come se appunto i polacchi hanno una loro tradizione costituzionale, che è quella di non rispettare i media, di non rispettare l'opposizione, di non rispettare l'indipendenza del giudiziario, però è la loro tradizione costituzionale, quindi può stare dentro la logica integrativa. Qui ci sono proprio delle debolezze, secondo me, teoriche, cognitive, debolezze dal punto di vista anche degli studi. Quelli che hanno studiato l'Unione Europea l'hanno studiata pensando solo all'Unione Europea, sono degli europeisti senza un'idea di qual è il processo di integrazione e quali sono le implicazioni del processo di integrazione. C'è un provincialismo europeista che forse è il caso in questa occasione di mettere in discussione, proprio perché dobbiamo pensare che se la frattura con, diciamo, i frugali richiede e può essere affrontata all'interno del processo di integrazione, cosa facciamo con l'altra frattura? Perché l'altra frattura significa anche che noi non possiamo lasciare questi paesi da soli, perché non solo perché diventano un elemento di instabilità del continente europeo, posso diventare preda degli interessi della Russia, posso diventare preda degli interessi di altre grandi potenze. Quindi il punto è di uscire dalla logica che c'è un solo pensiero, un solo schema. Quello che è andato bene per i 6 che hanno creato a Roma
la comunità economica nel 57, quello schema continua a essere proposto addirittura per coinvolgere nei Balcani, per portarci all'interno europea la Serbia, il Montenegro, l'Albania. Cioè, ognuno vede il proprio piccolo interesse. La Germania ha questo problema di non essere più all'estremo oriente, vuole diventare centrale. L'Italia in questo modo si apre sull'Albania, ma non possiamo, io credo, andare avanti in questo modo. Bisogna rendere più, come dire, pluralista il nostro progetto con questi paesi. Questi paesi possono essere parte di un mercato e quindi bisogna studiare, definire, negoziare i termini di una partecipazione a certe condizioni che rispettino il diritto e l'indipendenza dei giudiziari, che consentono la libertà e la trasparenza delle informazioni. Posso entrare in un mercato, ma questo non vuol dire che devono avere una loro presenza nel processo politico, nel Parlamento europeo, nel Consiglio, nella Commissione. Quindi io credo che sia il momento, guardando le fratture che si sono create, per fare un salto di qualità. Se l'Europa vuole salvarsi, deve prendersi, come quel barone famoso, per i suoi capelli, tirarsi fuori da questa situazione. Io ancora non ho visto la mediazione, ma quello che ho potuto leggere stamattina nei giornali, devo dire, mi ha lasciato abbastanza perplesso. Di nuovo, la Germania pensa che la mediazione sia un bene in sé, e immagino che è anche un bene in sé, in alcuni momenti è necessario, come questo, sbloccare quei 1.800 miliardi. Tuttavia, le mediazioni devono essere anche fatte in coerenza con un progetto, quello che diceva Gustavo, la legittimazione che ha dato la Germania all'accordo con la Turchia. Certo, dovevamo trovare una soluzione all'arrivo dei rifugiati siriani in Germania, altrimenti non ci sarebbe stata più la Merkel al governo, ma quell'accordo fatto fuori dal Consiglio europeo, nella sede diplomatica austriaca a Bruxelles, poi riportato nel Consiglio europeo, poi diventato, diciamo così, accordo riconosciuto dalle istituzioni comunitarie, quell'accordo ha indebolito l'Unione europea rispetto alla Turchia. Io non vorrei che questa mediazione ci indebolisse di nuovo, che forse è il momento di fare, di alzare un po', come dire, la testa e di guardare lontano. E questa potrebbe essere la conferenza sul futuro dell'Europa che alcuni paesi, tra cui il nostro, potrebbero spingere per far partire prima possibile. Grazie. Molte grazie Sergio, molte grazie professor Fabbrini per questa lucidissima analisi delle fragilità istituzionali dell'Europa, che effettivamente fanno molto riflettere sul futuro del nostro continente a causa proprio di queste difficoltà che si stanno trascinando in sostanza. Tutti i riferimenti all'assenza di un deficit di decisione, all'assenza di un potere di emergenza, a questi compromessi che alla fine possono risultare controproducenti, cioè l'assenza di questa consapevolezza effettivamente può essere devastante per il futuro dell'Unione. Quindi confidiamo che ci sia invece, auspichiamo che ci sia invece evidentemente la ripresa di una consapevolezza critica che possa fare in questa crisi così incisiva, fare un salto di qualità all'Unione. Molte grazie per questo il tuo intervento. Ora la parola al professor Francesco Strazzari, che ci aprirà un altro scenario. Grazie Francesco. Grazie all'Istituto Gramsci, ai colleghi che mi hanno invitato. Io provo a muovere nel solco di quanto Sergio ha delineato, provando a precisare dire internazionalista quale sono alcuni aspetti di macro scenario e forse qualche piccola trivellazione su questioni che mi sembrano particolarmente rivelatrici del quadro odierno. Il quadro odierno è quello appunto marcato, segnato profondamente dalla sindemia che in maniera simultanea colpisce su diversi settori, avendo al centro una questione cruciale che è quella della salute come bene pubblico disposto in un contesto di fornitura privata nell'ultimo ciclo di ventennale da azioni di riforma pervasive che hanno colpito i settori sanitari non solo nel mondo OSCE ma ben oltre, e proverò a tenere lo sguardo anche su quello che avviene come dire, nel cosiddetto Global South, i paesi emergenti che sono colpiti in particolare in questa fase da una crisi delle catene di valore, delle supply chain,
che a lungo abbiamo ritenuto essere in qualche misura interscambiabili, no? Nel meccanismo fluido del mercato, capaci di sostituirsi in base a fluttuazioni di quella che è stata la grande rivoluzione logistica, di produzione di valore, piccoli scarti, e che in realtà si sono rivelate piuttosto rigide davanti a un grande shock, tra virgolette, esogeno. Poi proverò a spiegare perché tra virgolette, quale quello dell'agente patogeno che sta tenendo da più di 10 mesi il pianeta incollato a delle onde di propagazione, per cui tutte le sere stiamo a cercare di capire qual è l'evolversi del quadro, con da una parte la classica narrazione, che è quella contenere, mitigare la curva e al tempo stesso sperare in quel grande succedaneo secolare del miracolo che è l'arrivo, l'avvento del vaccino, dietro il quale c'è un'enorme partita che è sempre più evidente ovviamente rispetto alle dinamiche di investimento, di fornitura, di accesso, su cui c'è il grande tema che è quello delle patenti, dei libretti, della libertà, della protezione del copyright intellettuale. Il WTO nasce negli anni di propagazione del virus AIDS, ha avuto un ruolo in qualche misura anche nella messa a disposizione dei farmaci generici dopo lunghe battaglie da parte di paesi emergenti, penso all'India, penso al Sudafrica, che hanno pagato un prezzo altissimo rispetto alle pandemie e alle epidemie precedenti. Il WTO oggi è al pari di tutti gli altri livelli della catena politica, dalla scelta britannica di partire col vaccino anticipando sulla base di una clausola molto legata alla fase Brexit, l'inoculazione del vaccino medesimo, così affrettata che poi dopo il primo giorno di vaccinazione ha dovuto dire però coloro che sono allergici si devono fermare, che è una cosa che se ci pensate, no, fa abbastanza rabbrividire, nel senso che dovrebbe essere parte dei test, dei trial clinici, l'idea che chi è allergico debba essere in qualche misura allertato precedentemente, fino a nel mondo emergente, che dire, non so, del direttore generale dell'OMS, del WHO, Tedros Adhanom, accusato di essere un attivo fomentatore del fronte tigrino di liberazione nel Tigray, e quindi in qualche modo delegittimato a livello anche della sua azione sul piano della pandemia, laddove abbiamo visto la violenta ribellione e l'altrettanto violenta e oscura per il momento, perché la notte scorsa è stato un attacco addirittura a un convoglio delle Nazioni Unite che stava cercando di portare aiuti umanitari agli eritrei, 100.000 che si trovano nel Tigray, un attacco da parte dell'esercito etiope. Ebbene, anche lì questa crisi è stata precipitata dall'uso dell'argomento pandemia Covid-19 per sospendere le elezioni, e cosa che è stata impugnata da parte dei ribelli tigrini per invece indire un processo politico che sta mandando a pezzi un sistema etnofederale importantissimo per gli equilibri africani, un modello quale quello dell'Etiopia. Dunque una crisi sanitaria dai fortissimi risvolti sull'ordine politico che vede, divisi sui confini delle leadership politiche relativamente deboli, Sergio ce ne ha appena dato alcuni esempi, che vede le fabbriche e i lockdown punire in particolare i paesi dove l'economia informale è fortemente legata ai cicli di sussistenza, quindi i paesi emergenti in particolare, dove i lockdown imposti hanno portato a una crisi enorme di liquidità che si può tradurre nei prossimi mesi, si teme, si traduca in una crisi di solvenza del debito pubblico, diminuzione enorme delle commesse dei migranti. Tenete presente che nel 2019 si stima che l'invio di denaro da parte delle diaspore abbia eguagliato, se non superato, il livello di foreign direct investment in paesi emergenti, quindi il crollo pronosticato di circa 25% di quest'anno avrà un impatto importante, anche perché le revenues, gli arrivi di queste forme di liquidità hanno tipicamente un impatto anticiclico rispetto all'andamento dell'economia. Quindi venire meno di questo elemento di compensazione proietterà un elemento di grande difficoltà.
Al tempo stesso, mi sembra di poter constatare che dai due grandi shock che ha conosciuto il nuovo millennio, cioè l'attacco alle Twin Tower e la grande crisi partita con il subprime negli Stati Uniti, quindi 2001 e 10 anni dopo, quasi 10 anni dopo, 2008-2009, a 10 anni di distanza, possiamo dire che questi shock ci hanno portato costantemente a riflettere sulle modalità di esercizio del potere in condizioni d'emergenza. E quindi torno al punto che veniva toccato da Sergio, no? Il deficit dell'Unione Europea nel misurarsi con il tema delle modalità di esercizio in condizioni di stato d'emergenza, état d'urgence, legato a dinamiche di imputazione securitaria o economica. Tutto questo ci ha fatto parlare più volte, noi politologi per primi forse, di una crisi dell'ordine liberale, una crisi proprio sui fondamenti che l'avvento della presidenza Trump ha rivelato a luce meridiana, attraverso la messa in discussione di alcuni pilastri libero scambisti, il protezionismo, guerre doganali, dazi, sui quali l'Unione Europea stessa, a partire dall'acciaio, ha cercato di dare una risposta, ma che fondamentalmente hanno visto il prevalere dell'immagine multipolare, un po' impazzita anche, degli ultimi anni rispetto all'ipotesi multilaterale. Hanno visto l'Unione Europea e la nomina dell'ultima commissione, il mandato geopolitico, usiamo questo termine che è diventato esplicito, che è stato dato da Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, a Borrell, quindi all'alto commissario per la politica estera, è un mandato che si concepisce a partire da condizioni esterne di sistema nei quali non solo l'ambiente politico è marcato da crescenti fronti di ostilità, di politica zero sum game, ma anche in cui proprio quell'ipotesi, no, funzionalista che prevede che si trova in difficoltà rispetto alla power politics e invece dà enfasi sulla low politics, sulle politiche dei trasporti, della tecnologia, del turismo. Ebbene, questi sono i settori che sono diventati cruciali in una competizione strategica. Pensiamo alla Cina rispetto a Huawei, pensiamo alla Belt and Road, pensiamo a come questi settori di cooperazione internazionale, dove meno male l'Unione Europea ha sempre puntato a delle posizioni win-win e di cooperazione, siano diventati ambiti di contesa che in cui i margini di manovra ci sono sempre più assottigliati, al punto appunto da far parlare di un ritorno, di una necessità di un ritorno alla difesa di interessi, una riconfigurazione strategica, il superamento delle precedenti concetti strategici dell'Unione che puntavano a espandere una zona di amicizia e di identità nel Mediterraneo allargato, nella zona di vicinato, e che invece devono fare i conti con il trovarci circondati da regimi autoritari in cui l'ipotesi di un, quantomeno uso un termine il più blando possibile, un rules-based system legato all'idea di una prevedibilità della vita internazionale, viene meno e prevalgono forme sultanistiche di arbitrio, dittatoriali, dittature militari tipo quelle egiziane o cambi di dottrina quelli che abbiamo visto nella Turchia con una politica estera militarizzata sempre più assertiva e uno stato permanente di intervento in tutte le zone di crisi del suo vicinato, altro che la Germania come esempio, no, di una Germania del Medio Oriente di cui parlavamo 15 anni fa, come esempio di un moderatismo religioso capace di coniugare realpolitik, pragmatismo, visione filo-occidentale. Siamo agli antipodi di quella visione. In questo ambiente marcato da tensioni crescenti, l'arrivo, l'avvento della pandemia pone degli elementi di enorme pressione che sbugiardano, se volete usare un termine, oppure dilatano fino al punto da renderli obsolescenti le immagini che ci sono consegnate anche dalla politica americana degli ultimi anni. Mi riferisco anche all'immagine, forse il punto più alto, che venne raggiunto nel momento in cui la presidenza Obama arrivò ad identificarsi con una proiezione di un'America post-razziale. La politica che vediamo non solo negli Stati Uniti ma internazionalmente ci riporta al centro il tema, soprattutto in tempi di pandemia, della marcata esposizione per ordine coloniale, chi avrà prima accesso al vaccino,
Tengo presente che il 78-80% delle commesse di vaccini per Moderna, Pfizer e per AstraZeneca sono state impegnate per i paesi del nord del mondo, Canada, Stati Uniti, Europa, Giappone, e di ordine razziale, usiamo il termine secondo me in maniera scoperta, nella città, nella capitale degli Stati Uniti, a Washington, nei quartieri neri c'è una percentuale registrata di letalità per Covid che è 600% superiore ai quartieri bianchi. Questo che il Corriere della Sera scriva quando, con articoli vergognosi, mai smentiti di qualche mese fa, si chiede come mai nei reparti di intensive care in Italia non ci siano neri, e quindi fa un ragionamento sociobiologico tutto campato per aria, smentito da qualunque fatto sociale d'indagine degli ultimi mesi. Quindi, come dire, l'avanzare della propagazione pandemica mette sotto tensione le linee di fondo del sistema, riporta a un ragionamento su modelli e schemi, quello sovranista, Sergio parlava appunto della prima immagine, no, della sovranità nazionale, attorno al quale ruota anche l'idea che sembrava tramontata, penso alla presidenza Clinton, no, che dichiarò finito il big government. Ecco, guardiamo il modello cinese ovviamente, ma non solo questo, insomma l'idea che lo Stato si debba fare carico quantomeno delle supply strategiche di mascherine e vaccini, ma per non parlare di tutto l'indotto sanitario, per non parlare del tema delle misure compensative di welfare, insomma c'è una tensione anche da questo punto di vista enorme. C'è il tema gigantesco che viene posto su scala globale nel crescere ormai documentato della sperequazione sociale e fiscale, no? Cioè degli ultraricchi e delle transnational corporation, no? Il caso Amazon, che in Italia combattiamo con il bonus di cash, no? Che non vale per le vendite online, ma è un tema globale enorme che riguarda la crescita enorme e la difficoltà a controllare da Facebook a Amazon, i big giant, sia del settore comunicazioni, sia del settore logistico della distribuzione merci, sia del settore appunto farmaceutico. Parliamo di circa 2,5 miliardi dati a Moderna di tasse del contribuente, tra ricerca, 100% della ricerca coperta con il contribuente da una parte e dall'altra parte preacquisti di vaccino. Parliamo di cifre comparabili in Germania per gli altri, per esempio per Pfizer. E al tempo stesso ci poniamo il tema della cosiddetta responsabilità sociale, cioè come verranno poi esentati i paesi che non si possono permettere di arrivare alle quote e quindi quale rapporto avrà la WTO? Beh, gli indizi non sono buoni. Nell'ultime audizioni Unione Europea da una parte, Stati Uniti, Canada, Norvegia, eccetera, eccetera, hanno detto no, le patenti sui farmaci non verranno liberalizzate. Il New York Times stesso è partito a ospitare opinioni chiedendo che i famosi TRIPS, cioè i brevetti, siano allentati per consentire la distribuzione in forma di farmaco generico, quantomeno delle patenti dei brevetti. Poi c'è tutto il problema del trade, c'è una serie di altri problemi collaterali che di fatto rendono difficile la produzione e la diffusione di vaccini anche nel resto del mondo. Dunque, come dire, un quadro estremamente complesso all'interno del quale si innesta, e su questo voglio andare, come dire, a chiudere un po' questo affresco, mi rendo conto, poco incoraggiante, il tema del sovranismo e il mutare delle dinamiche del populismo nel quadro anche europeo. Cioè, se da una parte riesce abbastanza facile tratteggiare come il propagarsi della pandemia sia stato utilizzato a pretesto, e ci sono fior fior di dati empirici su cui ci possiamo soffermare, da diversi regimi nel mondo per consolidare la propria presa di potere, dall'altra parte quello che è avvenuto in quella forma che così, in maniera un po' forse ingenua, abbiamo chiamato Covid populismo, abbiamo visto le forme che talvolta i media chiamano di negazionismo, ma andare in perfetta sintonia con l'esercizio del potere. Abbiamo visto le milizie negli Stati Uniti dare l'assalto ai palazzi dei governatori, abbiamo visto le modalità con cui si muovono rispetto ai paesi sovranisti di dottrina sovranista alcuni partiti politici. Abbiamo visto, come dire, modalità abbastanza nuove, disintermediate, se vogliamo, di rapporto
rispetto a quella corrente sovranista che, ricordiamolo perché vale sempre la pena, nacque con le prime concettualizzazioni di democrazia gestita nella Russia degli anni, dei tardi anni 2000, quella che era sopravvissuta sotto Putin al disastro delle privatizzazioni degli anni 90, Vladislav Sokurov e tutti gli uomini che al Cremlino in quegli anni vararono il concetto di sovranismo, poi passato attraverso vie piuttosto carsiche ai paesi di cosiddetta democrazia liberale fino alla Lega Nord, Lega in Italia, con nuove dottrine, diciamo, di riconfigurazione del rapporto tra il pubblico. Vediamo, e mi avvio a chiudere perché sì, siamo a una ventina di minuti, vediamo anche le difficoltà con cui, fino al caso italiano, gli stati affrontano il tema della lealtà pubblica dopo avere per interpolazione anche di queste forme di presenza di forme transnazionali, di interferenza internazionale. Vediamo il rapporto tra Stati e Regioni sotto tensione, caso Abruzzo, Stato italiano, rispetto alla proclamazione dell'emergenza, della zona gialla, della zona arancione, della zona rossa. Insomma, un quadro di disgregazione abbastanza evidente, che a diverse latitudini e non risparmiando, se vogliamo, diverse parti del pianeta, si propaga. Allora, da questo punto di vista, una delle ipotesi di fondo su cui molti si sentirebbero di scommettere è che l'Unione Europea, con uno scatto di reni, no, o di consapevolezza, dicevate poco fa, abbia la capacità di rappresentare un terzo elemento di polarità tra Stati Uniti e Cina, che sono le due grandi potenze che si giocano, diciamo, ovviamente mediate da Russia e da una serie di altri stati, ma che si giocano la grande partita tecnologica, per esempio. Le grandi potenze, i grandi giganti, tech giant, più o meno fanno riferimento a questi due stati. E il punto fondamentale credo che ce l'abbiamo abbastanza chiaro a questo punto, cioè l'Unione Europea è in grado di costituirsi soggetto di un'ipotesi diversa legata alla storia di cittadinanza, di pratica di welfare e tutto quello che in qualche misura sta a cuore nel solco della tradizione del pensiero moderno europeo, in questo quadro di tensioni crescenti. Allora, la scommessa che ha fatto l'Unione Europea è quella di riconfigurarsi come attore geopolitico. E gli due esempi che facevate poco fa, cioè il patto con la Turchia sui migranti e di conseguenza il tentativo di replicarlo in Libia, in qualche misura, purtroppo, ai noi, sono stati in qualche modo rappresentati come elementi di una logica geopolitica, no? Un'idea per cui bisogna rapportarsi con, volenti o nolenti, con la distribuzione di potere, economia, influenza e riduzione dell'esternalità sul proprio territorio per stabilizzare il quadro politico, e si fanno patti, accordi, talvolta sono solo conferenze stampa, che poi vengono cooptate all'interno del sistema, istituzionalizzate, secondo una logica di definizione delle alleanze mutevoli o della distinzione amico-nemico, che all'Unione Europea è relativamente nuova, nel senso che tutte le dichiarazioni dei leader Macron fino alla Merkel, che dice non possiamo più permetterci di dipendere esternamente, dobbiamo sviluppare autonomia strategica, eccetera, eccetera, riconoscono che si sta entrando in un territorio abbastanza nuovo. Ecco, io credo che il pericolo che ci troviamo davanti è che in questo tentativo di fare un passo avanti in condizioni di affanno in cui l'Unione Europea potrebbe essere chiamata a dire qualcosa di nuovo intorno alla protezione dei dati, intorno alla questione dei brevetti, intorno alla proprietà intellettuale, intorno alle grandi partite strategiche, l'utilizzare i termini vetusti della geopolitica, la geopolitica più classica, quella non passata attraverso il vaglio critico degli anni 90, se non altro, quando venne ripensato l'apparato del pensiero geopolitico, ci possa riconsegnare di fatto a una versione, se volete, rivista, riduzionista, dell'idea di geopolitica, con questi patti a perdere, con questi patti che di fatto non sono né realistici, perché non risolvono il problema, né tantomeno di principio, no? L'idea di principle realism, perché tradiscono i principi di fondo ispiratori e dunque non sortiscono, alla luce anche solo di un'analisi a un anno, a due anni, i risultati che vorremmo. La Libia non è messa particolarmente meglio di quando facciamo un patto con gli aguzzini che torturano, la Turchia non sta dando un segnale, diciamo, di muoversi. La speranza è che, ricostituendo un asse transatlantico dopo la defezione anglo-americana, la speranza è che ricostituendosi un ponte di dialogo
che veda forse anche nella NATO riarticolarsi di una comunità di sicurezza, consenta di liberare energie che aiutino a superare un precipitare all'indietro dentro la forma più deteriore di pensiero geopolitico, che è una forma, diciamo, spinta alla realpolitik dei patti a perdere, sostanzialmente. Ecco, questo io credo che sia la speranza che ci è consegnata dal quadro di oggi, e mi fermerei qua, insomma, sarebbero tante le cose da dire, ma volevo provare a mettere insieme un po' tutto e spero di essere stato abbastanza non troppo confuso. Grazie. Molte grazie, Francesco, molte grazie al professor Strazzari per avere così ampiamente illustrato la complessità della situazione che stiamo vivendo, quindi dalla situazione critica del Global South, che effettivamente è stato investito in pieno da questa crisi pandemica, il tema appunto delle rimesse che sono così drasticamente state ridotte, è chiaro che avrà degli effetti negativi sulla possibilità di sviluppo dei paesi d'origine, questo è per esempio un dato. Al tempo stesso si sta approfondendo questa crisi dell'ordine liberale segnata profondamente dal protezionismo. Speriamo che appunto la nuova presidenza americana sappia dar vita a un nuovo sistema di relazioni internazionali multilaterali. E in questo quadro, se l'Europa possa rappresentare una reale alternativa a questo sistema internazionale così delineato sino ad ora, è effettivamente l'interrogativo che abbiamo davanti. Ma segnalo in particolare un aspetto che mi ha colpito molto, cioè si sta delineando effettivamente una possibile ripresa di un sistema multilaterale, però pensiamo anche alle difficoltà interne all'Unione Europea che proprio nelle relazioni con gli Stati Uniti stanno mostrando dei forti contrasti. Mi riferisco per esempio al contrasto recente tra Francia e Germania sulle ipotesi di un sistema di difesa europeo. Qui praticamente la ministra tedesca della difesa, cioè Annegret Kramp-Karrenbauer, contro il progetto di Macron, ha dichiarato letteralmente che le illusioni di un'autonomia strategica europea devono cessare. Quindi, voglio dire, si sta delineando un nuovo sistema di relazioni multilaterali, ma l'Unione Europea ancora una volta non trova un punto di convergenza. Quindi, molte grazie per questi importanti approfondimenti e ora lasciamo la parola ai nostri partecipanti che non vediamo, ahimè, dal vivo, ma che so che ci hanno seguito sino ad ora e quindi auspico che possano contribuire ad arricchire le nostre riflessioni. Prego. E segnalo che i partecipanti possono intervenire sia attraverso la chat sia anche direttamente segnalando la loro intenzione di partecipare in viva voce. Alessandra Rollo, ringrazio i nostri relatori. Prego, se vuole, Rossana Di Stefano. Sì, pronto. Buonasera. Buonasera e grazie per aver discusso queste storie, proprio che sono veramente, mettono molto in chiaro la situazione. Io già della Comunità Europea avevo dei grossi punti interrogativi, ma qua mi avete proprio messo a nudo la situazione. No, ma io volevo sapere solo una cosa relativamente al gruppo di Visegrad. Loro cosa possono fare effettivamente per bloccare questi benedetti soldi? Perché non ho capito bene se si attuerà una specie di ricatto all'interno della Comunità Europea, per fare, visto che ci sarà l'unanimità per la votazione come fulcro, come cosa parte preponderante, ecco, come potrà agire l'Unione Europea per permettere il varo di questi benedetti soldi? Ecco, questo vado un po' a...
al centro. Posso rispondere io se vuoi? Sì, prego. Grazie. Rosana, è chiaramente una cosa, la domanda che lei solleva è molto importante. Diciamo c'è un problema di procedura, di metodo interno, decisionale, e c'è un problema di sostanza. Perché il ricatto dei paesi di Visegrad, in questo caso di Polonia e Ungheria, è rilevante? Perché il Consiglio europeo ha deciso di, su pressione della Commissione del Parlamento europeo, di dare vita ad un programma speciale Next Generation EU e di collocare o collegare questo programma speciale Next Generation EU di 750 miliardi al bilancio pluriennale. Ora, questo programma di 750 miliardi viene collegato al bilancio pluriennale, in quanto il bilancio pluriennale dovrebbe servire da garanzia per un debito europeo che dovrà essere emesso dalla Commissione per poter pagare quel 750 miliardi. Ora, questo significa alzare le risorse proprie. L'Unione Europea trasferisce il proprio bilancio, che adesso è fissato all'1% circa del GDP, del PIL complessivo, a quasi al 2%. Per poter fare questo innalzamento della percentuale di spesa dell'Unione Europea, ci vuole il consenso di tutti i parlamenti nazionali. Quindi ci vuole il voto all'unanimità. Qui si è inserito il furbo Viktor Orbán, perché lui ha visto che qui c'era un punto di debolezza dell'Unione Europea nel suo metodo decisionale. Ora, il Consiglio Europeo, che dicevo prima, sta assumendo sempre più funzioni di un esecutivo che ha anche, come dire, poteri legislativi. Il Consiglio Europeo ha lasciato ovviamente al Consiglio dei Ministri e al Parlamento Europeo di stabilire come quel bilancio di 1.800 miliardi dovrà essere distribuito. Quindi il Parlamento Europeo non ha solamente un potere di consenso sulla definizione della spesa complessiva dell'Unione Europea, però il Parlamento ha invece un potere legislativo su come quella spesa complessiva viene distribuita. Quindi, e già qui vediamo cosa vuol dire la complessità decisionale. Ora, il Parlamento Europeo ha detto, primo, voi capi di governo, siete arrivati a quella decisione del 21 luglio scorso, tagliando delle spese che per noi non vanno tagliate, ad esempio Erasmus, oppure hanno ridotto le spese sanitarie, oppure hanno ridotto le spese per alcune innovazioni tecnologiche. Quindi primo, noi non siamo d'accordo su questo, e siccome il nostro consenso è necessario per far approvare il bilancio, o voi ricostruite, ricomponete quelle spese, oppure noi quel consenso non ve lo diamo. Alla fine, dopo una mediazione, si sono trovati d'accordo di incrementare il bilancio di 16 miliardi, raschiando dai fondi del vecchio bilancio 2014-2021. Secondo, il Parlamento Europeo ha detto questi fondi, quindi sia il bilancio di 1.100 miliardi più i 16 imposti dal Parlamento e i 750 miliardi, vanno distribuiti sulla base di quei criteri obiettivi, per cui l'Italia ha visto assegnato dei fondi di Next Generation EU in base ai costi che ha avuto la pandemia nel nostro paese, vanno distribuiti sia Next Generation EU che i fondi del bilancio sulla base di un protocollo che prevede che i paesi che ricevono quei fondi devono rispettare criteri di buona amministrazione e quindi devono avere un generale sistema di rule of law che consente alla Commissione di essere tranquilla che quei fondi vengono utilizzati in modo appropriato. D'altra parte, molti di quei fondi derivano da tasse dei cittadini europei, è nostro interesse materiale ed è nostro interesse politico che i fondi siano utilizzati in modo appropriato. Questo non è per i paesi dell'Est Europa, ma vale anche per tutti gli altri paesi. A quel punto Visegrad, in particolare la Polonia,
Ungheria, la Slovacchia ha preso le distanze, ieri la Repubblica Ceca si è messa vicino, il Presidente, non il Primo Ministro della Repubblica Ceca, si è collocato insieme alla Polonia e Ungheria, la Slovenia ha detto no, questo protocollo non era previsto nell'accordo dei capi di governo del 21 luglio, ma i capi di governo non sono il potere europeo, cioè per loro esiste solo l'accordo del 21 luglio, ma l'accordo del 21 luglio è un accordo politico, non ha alcuna implicazione legislativa, perché il Consiglio europeo non è un'istituzione che ha potere legislativo. Le condizioni nella distribuzione dei fondi le possono mettere solamente istituzioni che hanno un potere legislativo, e nell'Unione europea sono ovviamente la Commissione che ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, il Parlamento che vota a maggioranza semplice e il Consiglio che vota a maggioranza qualificata, 55% dei membri del Consiglio che devono rappresentare almeno il 65% della popolazione. E questo è un sistema, come diceva prima Gustavo, che ha alcune caratteristiche federali. Se voi vedete negli Stati Uniti, i famosi grants in aid, gli aiuti per aiutare gli stati, vengono definiti quei grants in aid, le condizioni per avere quei grants in aid, dalle due Camere del Congresso e dal Presidente. Per esempio, se le università vogliono avere un aiuto da parte dell'autorità federale per rinnovare i loro impianti, le loro biblioteche, i loro laboratori, debbono, ad esempio, rispettare una quota di studenti afroamericani o di minoranze da accettare all'interno della selezione degli studenti. Se tu non rispetti quella quota, diciamo, il Congresso e il Presidente dicono che devi avere almeno il 10% degli studenti che siano afroamericani, non puoi prendere i finanziamenti. Ci sono delle condizioni. D'altra parte, per quale motivo vengono usati quei grants in aid negli Stati Uniti addirittura dall'inizio dell'Ottocento per promuovere forme di convergenza, di diciamo così, in qualche modo anche di progresso all'interno degli stati che sono più reticenti ad realizzare quel progresso. Quindi qui si è posto la questione, ma la questione si porrà regolarmente, perché se noi trasformiamo il Consiglio europeo in un'istituzione decisionale e il Consiglio europeo decide all'unanimità, ogni occasione sarà un modo per enfatizzare il ruolo del potere di veto. Oggi è la Polonia e l'Ungheria, ieri era la Gran Bretagna, si ricordi Rossana che la Gran Bretagna fu contraria al cosiddetto fiscal compact e l'Unione Europea fu costretta a uscire, i capi di governo a uscire dall'ordine legale europeo per dare vita al fiscal compact come un accordo intergovernativo esterno, e quindi questo sistema è un sistema che non può funzionare. Non è che la buona volontà, la spinta, il fatto che ok, prova questa iniziativa, poi io ti aiuto perché ti mando le fabbriche della Volkswagen in Polonia, ti mando le W, te le mando in Ungheria. Cioè, questa è stata la logica che la Germania ha cercato di avere verso questi paesi. Fondamentalmente di integrarli economicamente, ma quei paesi hanno una loro identità politica. E noi dobbiamo riconoscerla, secondo me è anche una forma di, non so se chiamarla arroganza delle istituzioni europee, che non riconoscono la specificità politica di questi paesi. Questi paesi rivendicano di essere riconosciuti per la loro identità politica, ma proprio perché se noi gliela riconosciamo e la legittimiamo, troviamo delle soluzioni che consentono di riconoscere quella identità politica che è sovranista. Dopo 40 anni di dominazione sovietica non vogliono entrare in un altro sistema in cui la loro sovranità nazionale viene messa in discussione. Allora noi possiamo trovare delle soluzioni molto più articolate, più flessibili per tenerli legati al progetto europeo in senso lato, senza che questo collegamento diventi uno strumento di veto rispetto agli altri, perché il punto determinante è che se facciamo contenti la Polonia e l'Ungheria in questo schema unico, si indebolisce il cuore dell'Unione Europea. E se l'Europa non ha un cuore forte, diciamo il core dell'Eurozona non è forte, anche i cittadini degli altri paesi cominciano a domandarsi ma perché dobbiamo sottoporci a questa legislazione, a questa regolamentazione, pur non avendo possibilità di cambiare le cose all'interno, determinare all'esterno. E solamente facendo fare un passo indietro
a questa idea del progetto di integrazione come gli Stati Uniti d'Europa, tutti andiamo nella stessa direzione, non è così, prendiamone atto e troviamo, creiamo un'Europa plurale dove ci sono diverse forme organizzative. In quelle forme organizzative ci deve essere un cuore politico che stabilizzi il continente, perché se non c'è quel cuore politico, che può essere la maggioranza dei paesi dell'Eurozona, con un'identità politica, il continente non si stabilizza. E noi sappiamo quali sono i risultati, le conseguenze di paesi presi dall'ubris sovranista. Il nazionalismo, conosciamo esattamente che cosa può produrre nell'Europa continentale. Esatto. Quindi questo è un problema che va, una leadership responsabile dovrebbe porsi. Molte grazie, Sergio, per aver sottolineato queste difficoltà, che effettivamente sono difficoltà che avranno una difficile soluzione. Il tema identitario è assolutamente centrale. Quello che tu hai sottolineato, che si può trovare una convergenza su questioni di policies, ma non su questioni identitarie, è certamente un dato su cui riflettere profondamente. Adesso vi segnalo che appunto sono arrivate molte domande sulla chat, quindi lascio a voi guardare con ordine. Leonardo Pasqui pone il problema, ecco, vorrei chiedere se secondo voi non sia necessario un ripensamento anche delle categorie giuridiche westfaliane per pensare al futuro, se invece la partita sia ancora giocata con i concetti classici di sovranità, territorialità. Questa è la prima domanda. Volete vederne altre per poi dare... Lascerei a Francesco adesso, poi dopo magari ne prendo io un'altra. Sì, provo a dire due cose su questa. A partire da questa, allora, diciamo che le riconfigurazioni di scala delle ipotesi di governance, di legittimità politica, di forme di accountability, sono un laboratorio che incessantemente produce, paradossalmente produce tanto nei ragionamenti che possiamo fare intorno all'Unione Europea. Ho provato ad accennare anche ai problemi interni all'Italia, no? Nella gestione della pandemia, come i diversi livelli di governo si scontrino in una sorta di rifeudalizzazione, come questi governatori, no? Eccedenti, a partire dal loro nome rispetto a quello che è il tracciato, il solco anche costituzionale, fino a quello che avviene ai margini, no? Abbiamo in molte zone che costeggiano lo spazio di prossimità europeo, abbiamo forme di ridiscussione, di rimessa in discussione dello spazio politico, delle categorie di territorio che sono molto spesso non riconosciute, non solo perché contestate da forme di insorgenza jihadista che disconoscono il concetto di Stato moderno dall'inizio, no? Talvolta riproponendo forme di califato o altro, ma anche perché nascono spazi urbani di città collegate a città che regolano la vita molto più di quanto non faccia il framework dello Stato-Nazione, della terra degli antenati, di tutto quello che possiamo legare a queste righe diritte che negli spazi postcoloniali sono rappresentate come gli stati. Cioè, in questo momento, per esempio, l'Unione Europea è estremamente impegnata nel costruire capacità statali, anche per difendere, come si diceva prima, no, il caso della Tunisia come democrazia superstite, delle aspettative nate con le rivolte arabe, anche per difendere questo risultato, ma molto spesso lo si fa agendo con modalità che possiamo discutere a lungo. La forma più estrema fu quando Donald Trump disse: perché non risolvete i problemi europei tracciando un bel muro attraverso il Sahara come noi facciamo col Messico? Ecco, quella è la forma forse anche caricaturale, no, dell'idea, però di fatto io lavoro in quelle regioni, stiamo costruendo dei muri con dei sistemi di remote sensing finanziati dall'Unione Europea. Stiamo creando un'industria di home affairs, di homeland security, pagata con i fondi della ricerca universitaria, in maniera anche un po', come dire, surrettizia. E dunque lo schema di gioco sembra sempre essere quella della perimetrazione dello spazio westfaliano, se non altro per mancanza di altre idee, anche se in realtà le forme di organizzazione politica che troviamo, soprattutto a queste latitudini, sono molto più ibride e quindi nascono sfide anche cognitive per capire come è organizzata la politica. C'era una domanda a cui volevo provare a dire qualcosa subito sotto, se non sbaglio, sì, che riguardava
aspettate, l'ho perso sotto, c'è una domanda che riguardava... Se, dice, è possibile un'espansione dell'idea di democrazia gestita? Questa? Ecco, la questione di democrazia gestita, allora, l'ho citata così, fra le altre cose perché è una storia, secondo me, particolarmente interessante e non sempre seguita. Cioè, quando in Russia, prima negli anni di Gorbaciov, no, con poco credito da parte di Gorbaciov e molto credito da parte di Yeltsin, quando Yeltsin, non dimentichiamolo, bombarda la Casa Bianca, il Parlamento eletto nel 94, si parla di 500 morti seppelliti sotto, e in quello scontro di potere ascende una figura, quella di Anatoly Migranian, che era un armeno, un uomo di lettere, di cultura, che ultimamente si è completamente ha perso credito con delle posizioni antisemite aperte, ma che di fatto non faceva altro che convertire nello spazio post-sovietico e delle transizioni alcune idee prese da Huntington sullo Stato pretoriano che risolve i problemi, i dilemmi dello sviluppo con istituzioni forti e che seguiva la via cinese sostanzialmente, o come si diceva in Russia in quegli anni, la necessità di liberalizzare con la pinocetazia, no? Seguire prima liberalizzare l'economia combattendo i nemici politici e fare un po' come la Cina con Tiananmen. Ora, è chiaro che la Cina non ha preso la via della liberalizzazione politica domestica, mi sembra abbastanza evidente, né lo ha fatto la Russia che aveva preso una via diversa, ma in questo iato tra i due modelli si è affermata questa idea di democrazia gestita che fondamentalmente viene enunciata in una serie di romanzi, addirittura romanzi sulla moralità del potere che circolavano molto nella Mosca degli anni 2000, intorno a cui si sostiene di fatto un vecchio leitmotiv del pensiero anche reazionario, che non esiste libertà astratta, esiste solo libertà connaturata a una tradizione che altrimenti la libertà e la democrazia si trasforma in perversione, snaturatezza e veleno per il popolo, e l'unico modo di pensare alla democrazia è di gestirla all'interno di una condizione della conduzione dello Stato. E forse quello è il tratto più interessante, l'unico modo in cui si può parlare di democrazia e di welfare è di bisogni della popolazione, che un po' corrisponde all'immagine, diciamo, no, della politica di Putin, poi virata da Orban e poi passata per ampi, con ampie campagne ben finanziate, peraltro, sulle questioni del tradizionalismo politico che pervadono il dibattito politico in Europa, dalle questioni sui diritti riproduttivi delle donne a tutto quello che riguarda le questioni sull'omosessualità e quant'altro. Questo fronte è un fronte che si è molto come dire, ispessito, ovviamente godendo anche di contatti con la destra al potere negli Stati Uniti negli ultimi 4 anni. E credo che sia interessante, forse ancora di più di quello che rimane della figura di Trump. Cioè, io ho letto molto su cosa Trump costituirà, la capacità di ripresentarsi, di rappresentare una sfida internazionale. Io, sinceramente, personalmente, è un'impressione che condivido in maniera del tutto azzardata, non sono sicuro che Trump rappresenti personalmente molto di più che un, come dire, un elemento velleitario. Penso che nel momento in cui viene sconfitto non mi preoccupa tanto lui quanto questa rete che si è saldata proprio a livello di legami transnazionali piuttosto forti, molto contigui con alcuni settori anche di eversione, perché non ha mai condannato quello che avviene nell'ambito della presa di decisioni violente, di attacchi xenofobi, di antisemitismo, di islamofobia, eccetera eccetera, e che invece trovo che in Italia, che in Europa mantenga un corso piuttosto chiaro, e lo mantenga proprio a livello, vedo che la domanda riguarda anche la rappresentanza dei partiti politici, no? Queste contiguità sono presenti, cioè il fatto che in Italia ci sia un partito in forte ascesa come Fratelli d'Italia che non fa, è sempre permanentemente invitato a tutti i comizi di formazioni come Casa Pound e dintorni, penso che segnali invece che ci sono delle saldature di discorso, di retorica, di narrazione che ci ripropongono quei temi di democrazia gestita e che sono qui per rimanere, non se ne andranno con l'episodio, diciamo, un po' teatrale di un Trump che si impunta. Ecco. Benissimo, molte grazie. C'è una mano alzata, oppure se volete continuare con la chat, ci sono altre domande molto complesse, vedo, quindi lascio a voi la scelta degli argomenti e dei temi che sono proposti. Una di Emanuele. Se vuoi posso provare a rispondere a Giorgio e in parte a Gianluca, anche poi, che, come ci avevi detto, poi dobbiamo andare verso una chiusura.
Diciamo, io avevo iniziato il mio intervento dicendo che la cifra per quanto riguarda in particolare i rapporti transatlantici è la cifra dell'incertezza. Sia gli Stati Uniti che l'Europa, intendo l'Unione Europea, sono attraversate da divisioni interne che non sono facilmente gestibili. Nel caso degli Stati Uniti, la vittoria di Biden non di meno deve fare i conti con un Senato che probabilmente rimarrà o a maggioranza repubblicana oppure sarà un Senato con parità tra i due partiti, quindi di fatto un Senato che non è in grado di prendere decisioni di sostegno con il Presidente. Voi sapete ci sono le elezioni runoff di secondo turno in Georgia di due seggi senatoriali, attualmente sono in pareggio, diciamo che se si va verso un senatore per partito rimane quell'equilibrio che dicevo prima, e il Senato negli Stati Uniti ha un ruolo fondamentale nella politica estera e di sicurezza, oltre che nella politica giudiziaria. Quindi immagino che Biden avrà difficoltà a governare, diciamo così, da presidente, per di più perché il Partito Repubblicano è un partito che non è più il Partito Repubblicano che noi conoscevamo già, come dire, ai tempi di Reagan, nei suoi anni 80 del secolo scorso. È un Partito Repubblicano molto radicale, per molti aspetti illiberale, che non accetta le convinzioni non scritte, oltre a quelle per molti aspetti scritte, della Costituzione americana. È la prima volta che in un sistema bipartitico, la prima volta nell'ultimo secolo, in un sistema bipartitico, uno dei due partiti si colloca su una posizione, diciamo così, esterna al consenso predominante. Ovviamente abbiamo il ricordo dei paesi, degli stati del sud, dove uno dei due partiti, in quel caso, era il Partito Repubblicano sulle posizioni progressiste, era non considerato, escluso dagli stati del sud, e quindi il Partito Democratico è diventato un partito che al suo interno ha dovuto trasformarsi in un partito pluralista. La stessa idea delle primarie nasce negli stati del sud proprio per poter dare voce dentro l'unico partito ad una competizione tra diverse posizioni. Quindi il rapporto tra Biden e il Partito Repubblicano sarà un rapporto difficilissimo, anche perché i repubblicani, che hanno visto aumentato la loro rappresentanza nelle ultime elezioni alla Camera, puntano in modo fortissimo sulle elezioni di midterm del 2022. E quindi se il 2022 i repubblicani riescono ad avere una maggioranza tranquilla al Senato e addirittura a conquistare, come qualcuno di loro pensa, la maggioranza alla Camera, voi capite che Biden si troverà in una situazione molto complicata. Ora, questo per dire che gli Stati Uniti non mettiamo i piedi per terra, cioè gli Stati Uniti avranno difficoltà a prendere decisioni importanti. Se veniamo dall'altra parte dell'Atlantico, anche qui, come dicevo prima, abbiamo problemi non di poco conto. Abbiamo problemi non di poco conto perché nel nostro caso, e paradossalmente, rispetto al trumpismo che abbiamo negli Stati Uniti, abbiamo una frattura che è una frattura di principio. Trump non è un'alternativa di policy ai democratici, Trump rappresenta un'alternativa di sistema. Trump non riconosce i valori costituzionali che hanno retto quella democrazia con tutte le difficoltà che conosciamo nella sua storia bicentenaria. E anche qua abbiamo delle componenti dell'Unione Europea che mettono in discussione quei valori di principio che noi, nella speranza, diciamo così, di allargare i diritti, eccetera, pensavamo fossero scontati, i principi liberali, l'indipendenza del giudiziario, la libertà di espressione, la possibilità di rendere fair la competizione politica tra governo e opposizione, quelle cose lì che pensavamo fossero scontate, oggi sono state messe e continuano ad essere messe in discussione profondamente. È sfuggito all'attenzione che Orbán, che avrà le elezioni nel 2022, ha introdotto nel Parlamento, dove ha una maggioranza costituzionale, quindi qualificata, ha introdotto una legge per cambiare il sistema elettorale
rendendo, penalizzando tutte le aggregazioni di partiti nelle prossime elezioni. Questo vuol dire che le opposizioni che stavano decidendo di presentare un'unica lista per combattere, per concorrere contro Fidesz, queste opposizioni, se fanno questo, avranno delle hurdle, delle barriere molto, molto alte. Quindi poi siamo di fronte a dei cambiamenti radicali. In Polonia un'impresa pubblica ha deciso di comprare tutti i giornali e le televisioni locali, e questo è avvenuto la settimana scorsa. E ovviamente è un, cioè, diciamo, noi non riusciamo perché non siamo preparati, perché lo stesso, diciamo, ordinamento dei trattati dell'Unione Europea non è preparato. L'articolo 7 del trattato sull'Unione Europea, che prevede di sospendere il diritto di voto di un paese, è stato usato a malapena durante il caso dell'Austria un po' di tempo fa, ma non è perché c'è sempre, richiede sempre l'unanimità e non la maggioranza, ma c'è sempre un paese che bloccherebbe qualsiasi decisione di questo tipo. Quindi come usciamo da questo? Ora, nel caso degli Stati Uniti, il problema secondo me si chiama in modo molto semplice Partito Repubblicano. Come esce fuori il Partito Repubblicano da questo dramma rappresentato dal trumpismo? Ci sono delle componenti che sono disposte a uscire finora, in base anche ai miei amici, essendo stato negli Stati Uniti nell'ultimo periodo, ho cercato di seguire con anche molto dettaglio, al massimo 3 senatori potrebbero prendere posizione a favore di Biden, al massimo dei 48, 50, 49 senatori che il Partito Repubblicano avrà. Non solo, ma Trump ha una base elettorale, in base a quello che dicono gli esperti di comportamento elettorale, di circa 20 milioni di quei 73 milioni di voti che ha avuto. 20 milioni fortemente militanti, quindi vanno nelle primarie del Partito Repubblicano per combattere i candidati moderati del Partito Repubblicano, spingere in direzione molto più radicale. Hanno finanziamenti, c'è una rete di finanziatori, dai fratelli Koch e da altri, che radicalizzano il Partito Repubblicano. Quindi io non lo so, cioè, l'America è di fronte ad una crisi costituzionale, perché quel sistema funziona sulla base di compromessi. Il sistema separazione dei poteri, 50 stati con interessi diversi, o c'è una predisposizione al compromesso oppure salta. Un grande studioso americano di scienza politica, Biocchi, ha detto solo una volta non è stato possibile farlo. E quella volta è avvenuta nel 1860. Quindi la discussione in corso negli Stati Uniti è come prevenire una guerra civile. Ecco, nel nostro caso la discussione in corso è come dare all'Unione Europea una libertà di movimento dai vincoli sovranisti. Visto che i vincoli sovranisti non sono comprabili sul piano economico, né sono, diciamo così, addomesticabili sul piano del, in qualche modo chiamiamolo così, politico. C'è una vera e propria ideologia là, che è l'ideologia della democrazia illiberale, del sovranismo inteso come nostro modo di intendere la Costituzione e la nostra tradizione costituzionale. Come facciamo per uscire da questa situazione? Io ripeto, io sono ottimista e credo che chi lavora e chi fa il mio mestiere deve essere ottimista sempre. Ci sono delle vie d'uscita. Nel nostro caso, secondo me, il fatto che esiste un blocco di paesi che ha fatto un salto di qualità durante la crisi pandemica, quel blocco di paesi forse dovrebbe mettere in moto una dinamica, non andare alla riforma dei trattati come nel 2002-2003, non ha senso, ci sarà sempre un Orbán che pone il veto. Fare un political compact, una decisione preliminare di quelli che vogliono fare un salto, andare un po' più avanti, e sulla base del political compact discusso tra i cittadini, poi si va nei dettagli, non discutere i trattati di Lisbona che sono 250 pagine che nessun cittadino, io stesso, faccio fatica a leggere, no? Ma una politica, un political compact, come è stato fatto col fiscal compact, una decisione preliminare di quale, cos'è l'Europa che vogliamo, quali sono i poteri di questa Europa, quali sono la sua missione, i diritti che vuole proteggere, cosa noi concordiamo. E su questo puoi andare ad una definizione di un'entità politica, io presumo intorno all'Eurozona, dove già si condivide la sovranità monetaria.
E nel caso americano, naturalmente, si tratta di vedere come il Partito Democratico non si radicalizza a sinistra, perché se il Partito Democratico si radicalizza a sinistra con un Partito Repubblicano radicalizzato a destra, anche se è evidente che si capisce la reazione di gente come Octavia Cortes ed altri, ma se si radicalizza si apre un vuoto in mezzo di tipo costituzionale. Mi sta di capire come il Partito Democratico riesce a tenere la sua coalizione pluralista e riesce tuttavia ad entrare in quei settori del Partito Repubblicano che non si possono riconoscere contrario. Richiederà tempo e richiederà grande intelligenza politica. Paradossalmente Biden è l'uomo giusto per fare questo. Un uomo come Obama avrebbe incontrato molte più difficoltà. E quindi da questo punto di vista continuiamo a sperare e a ragionare perché le cose possono migliorare. Io condivido il tuo ottimismo, devo dire però che trovo per esempio inquietante che nell'attuale dibattito politico si stia legittimando un concetto come quello di democrazia illiberale, che è un ossimoro, cioè una contraddizione totalmente inaccettabile, eppure sta entrando nel dibattito e viene legittimata come categoria, insomma. Sì, tutto questo... No, per darti un'idea, ieri il gruppo parlamentare a cui appartiene Fratelli d'Italia, di cui parlava Francesco, che si chiama Conservatori e Riformatori, lascia a voi, non voglio entrare in questa disputa semantica, ha detto, beh, di fronte alla paralisi dei capi di governo del Parlamento che non vogliono far partire la conferenza sul futuro dell'Europa, noi facciamo partire delle assemblee di ascolto con i cittadini, dove vogliamo far capire meglio qual è la nostra idea sovranista e illiberale. Ora, voi capite che, siccome non solo in natura, ma anche in politica non c'è il vuoto, se i partiti europeisti, mi chiede Gianluca, rimangono o prigionieri delle loro wishful thinking, oppure continuamente presi dalle loro mediazioni, dall'altro lato ci sono partiti che già avanzano la loro conferenza sul futuro dell'Europa. Ed è questa una ragione per la quale non è accettabile che la conferenza non parta perché i capi del governo non sono d'accordo sul presidente proposto della conferenza dal Parlamento europeo, Verhofstadt. Siccome alcuni capi di governo non vogliono Verhofstadt come presidente della conferenza sul futuro dell'Europa, viene paralizzata. Ma è insensata. E contemporaneamente abbiamo i polacchi, gli italiani, che danno vita a delle assemblee con i cittadini per sentire e fargli capire quali sono le ragioni dello Stato sovrano. Insomma, è un momento delicato, ci vuole leadership, che è come sempre mente fredda, però bisogna avere anche un po' di coraggio, bisogna cominciare ad uscire. Io credo che quello che dobbiamo chiedere come opinione pubblica al governo italiano, ai partiti italiani, ai partiti europeisti, ai riformisti italiani, è di guardare avanti, di andare avanti, non fermarsi. Capisco che adesso bisogna gestire 209 miliardi, però non possiamo diventare un partito tutto preso dalla logica amministrativa senza avere contemporaneamente una visione politica. Certo. Francesco, se vuoi intervenire. No, veramente, veramente una battuta in chiusura, perché c'era una domanda che riguardava l'Alleanza Atlantica e che avevo toccato minimamente. Semplicemente per dire che insomma, l'incarico che è stato dato al segretario generale Stoltenberg negli ultimi 4 anni era quello di tenere in piedi il soffitto importe qua. Che era chiaro a tutti che l'Alleanza Atlantica avrebbe avuto serie difficoltà a sopravvivere un secondo mandato di presidenza Trump, per le caratteristiche insomma, che abbiamo visto all'opera anche durante i summit, insomma, non c'è bisogno di tornarci. Quello che si riapre in questo ambito, alla luce anche del solco della storia dell'Alleanza Atlantica, sono alcune partite importantissime. La prima con la Turchia, che ne è membra, che ha questa politica di sfida molto interessante da un punto di vista proprio anche della frontiera della politica estera europea. La Turchia ha creato, spesso ci limitiamo a chiamare neo-ottomanista, in realtà c'è qualcosa di più, perché c'è una fusione dell'elemento religioso e nazionalista che a partire dal 2015 ha caratteri inediti, tira dentro anche i salafiti che non sono mai stati un elemento fondamentale, li mobilita in tutto lo scenario, da appunto dal Nagorno-Karabakh, di cui si diceva prima, fino alla Siria, fino alla Libia.
in uno spazio in cui i paesi europei, a partire dal Mediterraneo orientale, hanno interessi vitali, energetici. Dunque, come dire, l'Alleanza Atlantica in questo momento si sta muovendo su alcune questioni strategiche, a partire dall'aspetto degli asset tecnologici e della questione energetica, e si starà reinventando. Io penso che uscirà con un nuovo concetto strategico. Sarà da capire se Biden ha il filo per tessere in questa direzione e il ruolo che prenderanno di conserva il Regno Unito, che penso non abbia interesse sulle grandi questioni strategiche a rimanere scollato rispetto all'Unione Europea, l'ho anche dichiarato più volte. Dunque mi aspetto che su questo versante si provi a trovare un elemento di collante con cui affrontare alcune di questi grandi dilemmi strategici, e questo potrebbe avere, se vogliamo trovare un elemento di ottimismo, un elemento di alleggerimento di alcune di quelle grandi divisioni sulla politica estera europea che abbiamo visto in atto negli ultimi 4 anni, addirittura calcate oltre misure. Mi fermo qua. Sì, questo è un altro problema effettivamente molto delicato, perché la Turchia fa parte della, quindi come dire, è all'interno, ma di fatto delle politiche che sono addirittura proprio conflittuali, apertamente conflittuali. Quindi questo è un altro nodo effettivamente molto problematico. Adesso non so se si può dare la parola, chiedo alla dottoressa Todeschini se vuol dare la parola, vedo che c'è qualcuno che ha alzato la mano, se non ho visto male. Ripensato. Bene, non so se ci siano altre nella chat non mi sembra che ci siano altre domande, e non so se ci siano altri interessati a prendere direttamente la parola. Se non c'è più nessuno, io direi che si può concludere questo nostro seminario. Io ringrazio i nostri relatori, vi ringrazio vivamente perché hanno dato dei contributi veramente eccellenti per profondità, per vastità di orizzonti, e quindi certamente hanno arricchito enormemente la nostra conoscenza e gli interrogativi che appunto si pongono per un futuro dibattito che evidentemente è incombente rispetto al futuro dell'Europa e del sistema delle relazioni internazionali. Ringrazio tutti i partecipanti al seminario di oggi e ai seminari precedenti. Diamo appuntamento alle future scadenze. Ringrazio l'organizzazione del Gramsci per avere coordinato e permesso questo incontro. Quindi a tutti molti ringraziamenti, soprattutto ai nostri relatori, e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti.